Oggi abbiamo un'esperienza particolare con degli ospiti di riguardo di un altro continente, del Libano, che hanno una grande esperienza nella sfruttare le erbe selvatiche in cucina. Non che questo sia necessario per noi domani, adesso non voglio essere pessimista, però insomma non si sa mai, è meglio sapere qualcosa in più. E ci spiegherà come riconoscere, come raccogliere, come conservare e come cucinare qualcosa che è offerto dalla natura e che ha una tradizione antichissima. Mona? È stato un piacere perché abbiamo incontrato Maurizio, eravamo io e Carolina a raccogliere queste erbe che fanno parte della nostra tradizione popolare, che praticamente sempre li abbiamo raccolti e cucinati e mangiati. Le nostre nonne e le nostre mamme tramandano questo ai figli. Spero che non siamo l'ultima generazione, io e Caroline, che ancora si interessano a questa sapienza, perché è molto importante. Maurizio passava, ci ha visti, ha chiesto se conosciamo queste erbe, se ci fa piacere. Ovviamente abbiamo accolto con molto piacere questo invito e fa piacere veramente farvi conoscere cosa offre la natura di tutto di più, anche perché al di là della questione economica sono erbe che sempre i nostri antenati hanno utilizzato e hanno tanti benefici sul nostro organismo. Magari qualcosa lo conoscete come erboristeria o derivati, insomma, di medicina naturale, ma non sapevate che si può anche cucinare e mangiare. E ovviamente quello che abbiamo trovato qua sul territorio triestino, perché sono erbe mediterranee e prediconano le zone più di temperatura mite e di clima mite mediterraneo. Adesso ultimamente si stanno vedendo qua nella nostra zona, perché il tempo è cambiato e si comincia a diventare più caldo. Speriamo di fare una cosa gradita per tutti. Caroline, a ruota aiuti la tua amica, giusto? Tirala. No. Aspetta, io non so parlare. Che cosa iniziamo allora? Non so parlare, però sì, è un po' che cosa emozionata. Ci fai vedere allora come prima pianta menù? Caroline conosce tante di queste erbe, ci completiamo io e lei. È il bello di Caroline, che conosce anche alcune erbe che io non conoscevo il nome in italiano, perché con i suoi nipoti, con suo fratello, e lì al di là che li apprezzano e li cucinano e li raccolgono e cercano anche le informazioni sui benefici, i nomi e le caratteristiche di queste erbe. Bene, qual è la prima pianta menù? Allora, la prima pianta che ho visto adesso è vicino a noi. Ci siamo mossi col dito? E questa pianta si chiama la acitosella. Acitosella, ah, si raccolgono le foglie tenere, quelle all'interno, è un po' acida. E questa bisogna essere moderati nel suo consumo, perché è un po' acida e ha una sostanza che non tutti forse li va bene, soprattutto se hanno problemi allo stomaco, acidità. Moderatamente sì, le foglie più tenere possono essere mangiate anche crude. Noi raccogliamo le foglie tenere, li tritiamo, li facciamo saltati con cipolla, con olio di oliva soffritto e la pianta è saltata, e si fanno
e anche dei fagottini di pane, di pasta per il pane e il ripieno di questo. E che gusto ha? Un po' acida, poco acida. Non abbiamo niente che assomigli in Italia, di piante che si comprano dal botteghino. Nel botteghino, a cosa potrebbe assomigliare? Non c'è niente. Sì, rinunciare, ma pare. Io non so se. Non ti viene in mente. Forse. Marta, un commento su questa pianta? Acetosella. È una pianta che si usava anche in erboristeria, però l'altro secolo. Adesso non abbiamo, cioè, sui libri si trova ancora l'uso, ma non abbiamo più la memoria perché non usiamo. Perché ci sono tanti. Se poi assaggi il gambo, un po' acido, per questo si chiama acetosella. Sì, ho capito, Io ho letto delle sue proprietà che potrebbe essere il consumo eccessivo dannoso per i reni o per il fegato. E per cosa è utile allora, diciamo? È decorativa, è diuretica, antinfiammatoria, antibatterica. Ha tante proprietà. È come spinaci, come tutti. È sempre quella là, giusto? Sì. Sono le bancarelle nel mercato da qualche parte, l'ortica, che qua si fa una zuppa. Risotto di solito. E c'è un'altra. Una ricetta per l'ortica? E noi non la cuciniamo, qua in Italia la cucinate, okay, perché è piena di ferro per le persone anemiche. Poi con le patate, con il risotto, la minestra. Sì, è piena di minerali in generale, ha molti minerali ed è anche una depurazione, adatta alla depurazione. Punte. Sì, le punte. Quindi anche diuretica. Non si può esagerare. Hanno fatto i preti in Libano una soluzione perché è piena di ferro. Di questa, ma è anche gustosa, perché abbiamo per eredità nel Mediterraneo l'anemia mediterranea, che anche per questo i popoli spesso cercavano nella natura soluzioni ai loro problemi. Non te la so, no, direi di no. No, non te la so. Il dente di leone, qua la chiama. Lo troviamo, ce n'è. Questo che cos'è, Walter? Non so che pianta, ma non è un tarassaco. Non è tarassaco, giusto? E c'è il fico? Il fico è qua. Dove? Aspetta, l'ho visto. Questa è la chelidonia. Quale? Mostra quel dito. La chelidonia, scusa. Questa. Mostra. Questa qua. Questa è la chelidonia, i fioretti gialli. E, si usava una volta per la sua azione sul fegato depurativa, e più che altro, e questa è parietaria, no? Parietaria. E più che altro questa qui si può usare come nome perché ha questa è la chelidonia, ha questo succo arancione che si usa per uccidere i pori. Con la chelidonia, che mostra col dito qual è la chelidonia? Questa. Con la pianta? Questa. Qual è la chelidonia? Questa. Ma sai che meravigliosa per gli occhi? Dammi una fogliolina che mi comincia a curare subito. Sì, ma questa si usa per i pori, sugli occhi. Non lo so. No, si deve far così, guarda, lo dice Maria Trevi. Io invece per la mia parrucchetta. Si deve tirar fuori il succo, che però qua non lo vedo. Questa è chelidonia. Ci vogliamo un gambo un po' più grosso. E poi bisogna passare qua. Anche se fai esternamente, è una panacea per gli occhi. Sì, io questo non l'avevo mai sentito. Maria Treben. Ecco. Là lo trovi. Ecco. Non mi ricordavo più. Mostrami di nuovo la cerimonia. Là. Ma io quasi quasi la sradicherei. Ma no, prendiamo una più grande. Ce n'è dappertutto. Sì, dai, aiutami. Un po' caustico in generale. Sì, in generale, sì. E si possono usare per uccidere i pori. Certo. Anche il dittamo, per dire.
Il tema non mi ricordo se Galattice. Galattice, sì. Anche il fico forse. Il fico si usa sempre per lo stesso motivo. E anche l'euforbia, che è quella pianta. Come no, sì, sì, l'ho presente. Sulla sì. costiera, sì, anche sì, sulla sì. strada costiera si trova l'euforbia. Quella pianta da roccia. Adesso magari troviamo una qua che ha un lattice aggressivo. Menta è, ovviamente come tante piante ha tante varietà, questa è la varietà che noi chiamiamo nostrana, che ama i posti ombreggiati vicino all'acqua, ai corsi di acqua, e non si può confonderla perché è il suo odore caratteristico. Dove l'hai trovata qua, che la facciamo vedere? E l'abbiamo raccolta qui. Qua. Sì. C'è altre? Sì. Queste foglie qua, guarda. Allora. Ma che lena sì. Ormai la casa è ingrumata. Eccola. Perfetto. Perché la puoi confondere con questa che chiamiamo erba vetro. Questa non si mangia, questa si pestano le foglie. È un po' appiccicosa questa. E si pestano, è un ottimo cicatrizzante. Metti per la pelle, vedo che vediamo la differenza. Sono quasi uguali però. Sì, però questa non ha odore. La menta ha il caratteristico. Diciamo che se io spruzzo profumo di menta si confonde, dai. No, basta frizionare il dito sulla foglia, la sente e esce fuori l'odore della menta. Questa non si mangia, si pestano, e il succo che viene per cicatrizzare. E disinfettante e cicatrizzante per le ferite, questa erba di vetro. Questa è la ortica che infestante si trova dappertutto. Quella lì è un'altra menta, noi la chiamiamo la menta acquatica, che non è che la apprezziamo tanto, perché questa è più aromatica, che viene consumata sia cruda e con le insalate, o secca anche per fare tisane o per mettere in alcune pietanze. Guarda, è piperita questa qui, eh? Ah no, è menta dolce. Guarda, un commento menta sulla menta dolce è quella menta acquatica, vedi, le foglie sono più lisce e tondeggiante. Un commento sulla menta, non confondere con questa. La menta è un tonico. Sì. Un tonico, chiaramente è un tonico potente, no? Ma già l'olio essenziale di menta si sente bene se lo usi, no? Se tu prendi 5 gocce di olio essenziale di menta ti dà un piccolo effetto di caffè, ecco. Ok, grazie. Come fate i distillati di piante? Come? Che piante? Come c'è? L'acqua di fior di arancio. Come si fa? E si raccolgono i fiori di arancio e si lasciano appassire poco, un paio di giorni, perché così si concentra di più il loro olio essenziale, e si mettono nel distillatore e si distillano senza alcol, non è alcolico, e esce fuori un'acqua profumata alla fragranza dell'erba che hai fatto. Noi facciamo distillato di menta, acqua di menta, e acqua di origano, timo selvatico, e di fiori di arancio, di rosa selvatica, la rosa di Damasco, quella profumata. E tra l'altro questa rosa noi facciamo anche marmellata di rose e acqua di rose profumate, che usiamo tanto nei dolci. Oggi vi ho preparato anche la limonata, ho messo come facciamo noi l'acqua di fior di arancio e l'acqua di rose che dentro. Bello. O aromatizziamo anche con la menta, e facciamo distillato anche di salvia selvatica e di lavanda. La lavanda si usa in una miscela di erbe aromatiche per condire la tartare alla carne cruda che fanno in Libano, che viene pestata col martello. E cosa altro?
qua non ho visto la salvia selvatica, e da noi non la piantano, la raccolgono nei monti, è molto benefica, e in certe medicine naturali hanno detto che il latte di capra è benefico per curare il cancro. In realtà poi si è scoperto che le capre, pascolando la salvia selvatica, e le sostanze vanno nel loro latte, per questo era considerato una cura anche contro il cancro. E cos'altre erbe distilliamo? Questa è una tradizione libanese, giusto? Sì. Okay. Tante erbe aromatiche selvatiche noi non li piantiamo, l'origano, tutte queste li raccogliamo e li anche fanno i distillati per aromatizzare le bevande, tipo la limonata aromatizzata, i dolci, anche fanno i sciroppi, c'è il sciroppo di rosa. Questa rosa, mia nonna aveva un giardino suo, un piccolo giardino solo per le rose, e faceva la marmellata di rose e anche il sciroppo di rose. E la marmellata con i petali? Con i petali? Sì. Sì. Mm-hmm. E raccolgono questa rosa molto profumata, di colore rosso di solito, e fanno questa marmellata con gelatina per addensarla, perché, e fanno anche sciroppo. Poi colorano, perché quando la bollisci non è che colorano con la polvere rossa di rape rosse. Sì, barbabietola. Sì, 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 sì. Arabi, quando hanno colonizzato gli antichi arabi in Sicilia, sì. Perché nelle nostre parti dove c'erano monti, dove nevica, sì. Raccoglievano la neve e la pressavano la neve dentro delle grotte o delle buche nei muri di pietra. Sì, 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 è vero. E mettevano tanto fieno alla porta, e così avevano il ghiaccio, insomma la neve, per tutta l'estate. E si facevano i sciroppi quando... La granatina famosa siciliana. Sì, e noi facciamo il sciroppo di rose, facciamo il sciroppo delle more, del gelso, che è molto buona quella. E queste erano le bevande dell'antichità che ancora, insomma, per tradizione si tramandano. La malva. Sì. È una benedizione della natura, la malva, una pianta innocua, una pianta molto benefica. Noi raccogliamo le foglie più tenere, e così più o meno con il gambo. Le vedo bene? Si tritano e si fa un soffritto di cipolla con olio di oliva abbondante, qualche spicco di aglio, a chi piace anche un peperoncino, quello che vi piace, insomma. La saltate, la cucinate con il suo vapore, con il soffritto di cipolla, e poi si mangia con il pane, con una spruzzata di limone sopra, antinfiammatoria. Si può anche seccare e usare come tisana, perché anche antidolorifica, antinfiammatoria e lassativa e digestiva, è molto benefica, innocua, non ha nessun problema, puoi mangiarla, consumare. Io quando la trovo, la raccolgo
anche la trito e la metto nel freezer come surgelata, e così per l'inverno, per averla fresca. Un commento sulla malva, Walter? Ah, ha detto tutto lei. La malva, sì, è una benedizione. Questa è la, se non sbaglio, dovrebbe essere la rucola selvatica. No, non è questa. Rucola? La somiglia tantissimo, ma non è lei, perché è quella ha la foglia più ovale. La... non potete confonderla con altro, perché è molto chiara come pianta e si distingue subitissimo. Sì, poi ha dei fiori molto belli quando ci sono. Anche i fiori, si possono fare una tisana con i fiori secchi. Allora, qual è la gramigna? Mostra col dito, mostra col dito. Ecco, anzi, proprietà della gramigna. È diuretica, si usa per, come diuretico, ma anche un po' per tonificare i reni, quando i reni sono stati un po' troppo maltrattati, invecchiati anche, no? La gramigna ha una proprietà interessante a piccole dosi di rinforzarli. Come si fa? Oh, tisana, ma tisana, tisana con la radice di gramigna. Ho una, con la radice? Questa? Con la radice. Invece le foglie dovrebbero essere, si potrebbero mangiare, credo. Questa? Quale hai detto, la gramigna? Quella gramigna, questa qua. Questa. Ah, questa erba? Uh-huh. A cosa perché serve? Sono le radici. Si usa come diuretico. Uno dei diuretici migliori. Sì, sì. Cioè, più potenti, che, no? Che aiuta il rene, non solo lo stress. Però questa è giovane, no? Questa pianta, vedi che ha poche radici. Sì. Capirà. Si usano le radici. Sì, sì. Radici, per depurare sì. I reni. Sì. Sì, si usa le radici lunghe, cioè ha delle, fa delle radici lunghissime, e quindi per questo è una pianta infestante. E qui non si vedono, insomma, sono anche a metri, fanno anche metri di radici, e vengono pulite, estratte, pulite, poi tagliate e vendute in erboristeria. C'è anche una pianta che aiuta i reni, che la chiamano spaccapietre, che si trova sui muri, se la vediamo ve la... Sì, in realtà, se la trovate in giro, questi che si raccolgono le foglie piccole e giovani, così, perché dopo acetosa. Cresce, sì, l'acetosa, che sembra la pietra. Questo invece è tarassaco, giusto? Tarassaco. Pianta di tarassaco, giusto? No, è la cicoria. Sì, sì, questo è tarassaco, Walter? Sì, tarassaco. Per proprietà? È un riequilibrante del fegato. Cioè, mentre il carciofo è uno stimolante della disintossicazione del fegato, però è un po' duro come azione, il tarassaco è un equilibratore dei ritmi del fegato. Quindi diciamo che in linea di massima foglie o radici? Allora, si parla delle foglie. La radice ha diciamo una caratteristica molto interessante, che è quella di diminuire la degradazione del testosterone, perché noi, come in tutte le nostre funzioni, abbiamo sempre una parte del corpo, insomma, una funzione che stimola una produzione, ad esempio delle ossa oppure degli ormoni, e una parte che la degrada per permettere un riciclo. Però in età il testosterone viene prodotto poco, quella invece la parte degradante continua ad essere abbastanza attiva, quindi diventa un problema. Questo non stimola la produzione di testosterone, però diminuisce la degradazione, quindi compensa, insomma, compensa l'età. Allora, tarassaco. Sì. Mostra il tarassaco.
il tarassaco e o la cicoria selvatica, e una pianta innocua come la malva, molto benefica, si può consumare quanto si vuole, dalle radici ai petali alle foglie. Di solito come la fate in Libano? Noi raccogliamo, la mangiamo cotta, mangiamo solo le foglie. Foglie cotte, allora? Sì, tritiamo grosse, lì le abbiamo bene, li scogliamo dall'acqua, facciamo soffritto di cipolla con olio di oliva abbondante, poi vengono soffritti, dopo essere bollita si strizza bene dal liquido e si cucina con la cipolla, il soffritto di cipolla e olio di oliva, e si mangia con il pane come contorno, con una spruzzata di succo di limone, molto benefica soprattutto per depurare il fegato. Allora, digiuno cristiano, come i cristiani in Libano si sa che sono una maggioranza, abbiamo 18 religioni diverse in Libano, di cui tutte le ramificazioni dei cristiani, insomma delle chiese cristiane. I cristiani orientali fanno il digiuno una volta all'anno. In che periodo? Per 40 giorni prima di Pasqua. È una data fissa, allora? Quando voi fate qua il carnavale, in realtà il carnavale si festeggiava per cominciare, quando finito il carnavale si comincia il digiuno. E come funziona il digiuno? 40 giorni. La quaresima. La quaresima. Ok, si fa il digiuno cristiano, si mangia per 40 giorni per depurare l'organismo, solo derivati della terra, e niente derivati animali, uova, latte, burro, tutto questo non si usa, si cucina tutto con olio di oliva perché è il prodotto della nostra terra, e tanti piatti nostri, abbiamo anche la varietà. E se il piatto insomma prevede carne o pesce o altro, c'è la equivalente, la varietà vegetariana, con l'olio di oliva noi la chiamiamo, e questo per il digiuno cristiano. Si digiunano dalla mattina fino a mezzogiorno, a differenza dei musulmani che digiunano dall'alba al tramonto e non mangiano, non bevono niente, possono bere acqua e poi mangiano dopo mezzogiorno, ma mangiano solo roba vegetariana, così si puliscono l'organismo. Ok, grazie. Allora, stiamo parlando di alloro? Sì, dopo se li vedo le bacche mature. Quali, queste bacche qua, sì? Fa delle bacche che quando sono mature hanno un colore rosso scuro, bordeaux, marrone. E da noi si raccolgono questi e si esprimono come l'espremuta di oliva, si estrae l'olio di alloro di cui si fa il famoso sapone di Aleppo. Il suo olio molto prezioso perché è un olio disinfettante, purificante, è tradizione antica questo sapone di Aleppo, che si fa con l'olio di oliva e l'olio di alloro, si stagiona almeno 6 mesi, un anno, e può essere utilizzato per i capelli, per il corpo, per tutto. E questo è il nostro sapone tradizionale. Caroline mi raccontava che nell'esercito, perché suo papà era ufficiale dell'esercito libanese, che era previsto per ogni soldato 2 blocchi, perché si vende ai blocchi.
e di sapone di alloro contro le scabie, contro le malattie della pelle. E si narra che le donne libanesi hanno i capelli molto belli, che sono stati benedetti dal Gesù Cristo quando ha visitato il Libano, perché si lavavano una volta le nostre nonne i capelli con il sapone di alloro. Guarda, un commento sulla loro? Beh, la loro ha delle proprietà molto interessanti, soprattutto per la sinusite, però bisogna usare l'olio, no? Che è un olio, è una preparazione un po' costosa, insomma, e la si può usare direttamente qui, nella parte, insomma, sopra il naso. Ed inoltre se gli antichi lo consideravano, facevano le corone di alloro come segno di vittoria o di saggezza, ci sarà un motivo, no? Probabilmente c'è una corrispondenza con i livelli superiori che l'uomo può raggiungere. Ok, grazie. Le foglie di alloro, sì. Le nonne mettevano le foglie di alloro nelle tipo riso, lenticchie, il grano, perché una volta si preparavano tutti questi semi per l'inverno in sacchi grandi. C'era una stanza solo per le conserve per l'inverno, perché erano nei monti e nevica anche e rimangono isolati per tutto l'inverno. Si preparava e si mette le foglie di alloro per allontanare le tarme. E come ha detto il signor Walter, anche lo utilizzava mia mamma nella stagione di raffreddore, le foglie di alloro, le foglie di eucalipto, che purtroppo l'eucalipto non cresce qua, non l'ho visto, e le foglie del pino, soprattutto il pino marittimo, che è più olioso, ha questa resina. Si metteva in una pentola, chiudeva tutte le finestre per disinfettare l'aria per il raffreddore, e con una manciata di anche sale marino grosso faceva bollire e fare vapore in tutta l'aria e faceva a noi respirare. Questo, foglie di alloro, di eucalipto, uno perché disinfettano l'aria, l'eucalipto e l'alloro, soprattutto l'eucalipto, e anche perché sono benefiche per le vie respiratorie. Allora, alloro. Sì, poi l'altra volta ho visto le bacche per terra, spero di trovare. Questi sono le bacche di alloro che si raccolgono. Come olive praticamente. Eccole, sì. Quando sono così mature, nere, che sembrano olive, questi qua si raccolgono ovviamente in quantità enorme e fanno una spremuta come si fa con le olive, e estraggono l'olio e con questo olio fanno il sapone con una percentuale fino al 60, c'è anche 80% nel sapone di Aleppo. Ah, tanto? Sì. Però ormai li coltivano, abbiamo boschi interi nelle zone di produzione attorno alle soprattutto, solo per raccogliere le bacche. Allora, bisogna distinguere tra l'olio essenziale dall'oro e l'olio dall'oro. L'olio, diciamo, al limite commestibile anche, no? E l'olio essenziale credo sia fatto con le foglie e non con le bacche. Mentre l'olio essenziale? Sì, mentre l'olio di cui si parlava spremuto. Adesso spremuto e fatto con le bacche, però le rese sono molto basse, quindi ha un costo molto alto, mentre l'olio essenziale di alloro costa molto poco.
fare il nome. Allora, Carolina. Cosa mettiamo nel, per Rose, fare il sapone? Olio. Ah, acido... soda caustica? Soda caustica. Allora, le percentuali. Poi un grasso. Un grasso, sì, che di solito è olio d'oliva. Olio d'oliva. Cioè, la salsa dell'olio d'oliva. Dopo l'essenza dell'olio di allora, d'oro. Sì, e poi si aggiunge. Le percentuali. No, non sappiamo. No, vogliamo se è il sapone dell'Ippo. Ma se è scritto 13%, non so cosa. Cosa 13%? Quello sud acustico. Soda caustica? No, avrà 1-2%. 1-2%, non so cosa è scritto. Ho fatto il sapone a casa. Ecco, come? Racconta. Ho fatto le due varianti, uno con la glicerina per sapone, che ho solo sciolto la glicerina che ho preso da Toso in Piazza Goldoni. Ma si può fare pubblicità? Non si può, scusare. No, anche perché Toso è un negozio storico. Sì, sì. Ho trovato da lui tante cose che cerco che non si trovano facilmente, tipo l'incenso resina nostro che lui aveva, quello dello Yemen. Come ho fatto anche con la soda. Allora, racconta come hai fatto i due saponi, vai. La soda è classica, è pericolosa e bisogna stare molto attenti quando si usa, meglio che sia il posto ben ariaggiato e non avvicinarsi molto, perché a contatto con l'acqua e il grasso o l'olio e emana un fumo tossico e può, anche se viene sulla pelle o sugli occhi, è pericoloso. Per questo meglio mettere una mascherina e essere in un posto aperto, ben arieggiato. E poi adesso le percentuali non me le ricordo bene. Si fa acqua fredda, perché lei la scalda, io ho usato olio di oliva o qualsiasi olio, insomma, o qualsiasi grasso che vuoi, mescolando i tre ingredienti, le percentuali adesso non me le ricordo veramente, perché stavo lì a giocare durante il lockdown. Siamo diventati alchimisti e di tutto di più, se giocavamo a tutto, perché non ce la facevamo più per passare il tempo. Allora si mescalano questi, quando hai aggiunto infatti la soda sull'acqua e il grasso e hai cominciato a l'olio mescolare, vedi che comincia a solidificare, comincia a diventare di colore sempre più marrone beige sporco, insomma bianco sporco, e a un certo punto quando hai amalgamato bene tutto quanto si mette nei stampi e si lascia, si aggiunge alla fine l'olio essenziale per aromatizzare. Io ho usato una varietà di oli a non finire e anche fiori tipo lavanda e rose eccetera, quello che avevo a casa tutto lo e poi si lasciano per 48 ore che si solidifica bene all'aperto. Questo o si taglia come vuoi, o se sono i stampini come vuoi tu. Non bisogna usare metallo perché la soda corrosiva è solo legno e plastica, silicone, niente metalli, niente fuoco. Posto ariaggiato, il sapone fatto con la soda bisogna stagionarlo in un luogo ariaggiato. Il sapone non puoi usarlo minimo 6 mesi perché
aggressiva per la pelle. Con la glicerina e per sapone è molto facile e non è pericolosa. Si scioglie la glicerina per sapone a bagnomaria, si aggiunge l'aroma che ti piace, l'olio essenziale che ti piace, i fiori che ti piacciono. Ho fatto alla lavanda, ho fatto alla rosa, ho fatto alla cannella, alle agrumi, eccetera, con olio di mandorle, di karité. Ho fatto una miscela di tutto. Si mettono nei stampini e quando si solidifica basta avvolgerlo in una carta, poi utilizzarlo subitissimo. Marta, allora questa pianta qua che cos'è? Questa è la bardana, ha le foglie più grandi che esistono nella nostra zona per quanto riguarda un'erba, e queste sono ancora piccole, possono raggiungere dimensioni almeno 50% in più. Questa è mangiata dalle lumache e quindi è buona mangiare, evidentemente. Ed è una pianta per la pelle essenzialmente. Come funziona? Ma è puoi farsi la tisana con le foglie. Ok. Ah no, scusa, quella è la radice. Con le foglie invece? No, quella è la radice. Con le foglie? Non la usiamo. Ok. E guarda, questa è la bardana allora. Sì. La bardana non mangiata. Bene mangiata. Mi ha mandato delle foto e un po' preoccupano. Ok, qua una singola, però lì vedono in certi momenti all'alba. Le scie chimiche, no? C'è tantissime. Adesso parliamo foglie. Di porro selvatico? Sì, il porro selvatico ha le foglie di un verde più scuro del resto. E possiamo confonderlo con la gramigna, giusto Walter? La gramigna. Sì. È un po' diversa come quella. Allora, se tu lo guardi, sì. È così la foglia, e se la annusi sa di aglio, di cipolla. Uh-huh. Ha l'odore, sì, caratteristico. Ma tu dici che l'erba cipollina sta qua? No, questo no. È il porro selvatico. Cipollina più tonda, la cipollina. Odore. Che forte. È questo il porro, sì, selvatico. Guardate, è buono, Sì, ecco, se vi taglio uno, vedete che ha la cipolla. Non è uscita la cipolla, ha una cipolletta. E questo come si usa? E si fa come per il soffritto. È molto buono se vi piace la uova, con la frittata di uova. E si usa anche nelle minestre, come il porro. Uh-huh. È un porro, però è questo il porro selvatico in natura, quello che noi prendiamo coltivato, diverso. Questo ha un bulbetto qua sotto, se si riesce a strappare uno giusto per mostrarvelo. Niente da fare, perché questi fanno un non riesco a prendere una. Guarda, un commento sul porro selvatico. Una cipollina sotto. Ma cioè, non è una pianta medicinale, è buona. Vale la pena di raccoglierla e di mangiarla. È frittata, la sua morte è la frittata. Sì, la frittata di porro. Frittata di porro selvatico. È fenomenale. Soffrigge questo con un po' di burro chiarificato o olio, quello che vuoi tu, e poi fai le uova sopra. Grazie. È acetosa, che anche questa. Quale? Noi mostra le fiorelline. Questa è una variante anche che sembra il trifoglio, no? Questa anche acida, fa un stello. Una variante così. Dell'acetosa allora. Sì, acetosa. Un'altra variante che si mangia. Ma tutti i generi di vino non sono. Questa qua, Walter, commento su questa variante acetosa? Sì.
si chiamano così. Questa si chiama cittella da noi o qualcosa del genere, tipo limonella, perché sa di limone. Qui c'è la passiflora, eh? Dove? Mostra col dito. Questa qua. Questa è la passiflora. Ah, un commento sulla passiflora. È una pianta, si usa per dormire meglio, soprattutto per chi tende a risvegliarsi, non per andare in bagno, tende a risvegliarsi comunque. E quindi è una pianta calmante che si usa tutto. Foglie o radici? No, foglie. Ok. E è anche una pianta infestante, se la tenete in giardino poi questa vi copre tutto. È una pianta sempreverde, fa dei fiori molto belli, sembrano tropicali, non sembrano fiori di qua. In effetti probabilmente è una pianta tropicale poi importata. Ed è una pianta che, essendo un calmante, può essere usata come una buona tisana della sera. Cedro del Libano. La conosci? Perché ha così le foglie, i rami. Pino raro che cresceva nel questo dovrebbe essere Monte Libano, che le antiche fenici hanno commercializzato tanto con il suo legno, hanno fatto le barche. Perché è molto alto, dritto. Ah, questo è un, assomiglia molto al cedro del Libano o è cedro del Libano? Secondo me è cedro del Libano, perché anche il cedro ha tante varietà, c'è un bosco di cedri in Canada, è più grande del Libano due volte, però non è il cedro libanese. Però siccome ero in nel giardino un cedro del Libano che ha portato suo fratello, e poi ho visto che, allora, noi qua a Trieste abbiamo il castello di Miramare, il principe Emiliano era appassionato di piante e aveva portato delle varietà da tutto il mondo, tra cui anche ci sono cedri antiche ormai a Trieste, nel castello di Miramare, cedri del Libano, e noi lo chiamiamo il cedro del Dio perché cresce a alta quota. Ha qualche proprietà? No, è un legno che hanno commercializzato tanto i fenici, è il simbolo del Libano perché è messo sulla bandiera libanese. In erboristeria? Conta qualcosa? Si usa l'olio essenziale come antitarme. Okay. Questo è il suo uso tipico ed è facile trovarlo perché si usa parecchio. E poi le foglie comunque sono una pinacea, quindi è per i problemi di petto, per la tosse, come tutti i pini si usano anche per questo. Okay. No, non è di Libano, no. Però assomiglia molto. Ah, questo è un ramo del cedro del Libano, perché i rami come sono fatti? Così. Siccome altri fanno così. Ah, lui va verso l'alto. Fai vedere. E per questo lo chiamano il cedro del Dio, perché molto interessante. Vediamo un po', allora, cosa si proponi come pianta? Questa è portolacca. Caratteristiche? È un'erba ricca in minerale, non so se sbaglio nel vocabolario, è piena di vitamina C, contiene vitamina C, vitamina A, B2, omega 3, è una pianta, non c'è side effect, come si chiama? Com'è? Effetti collaterali. Effetti collaterali, se mangi le gambe ci sono freschi, morbide, tutte foglie, e cresce per tutto, solo a dare acqua e basta, nel prati, nei tutti. Un commento, Walter?
È buona anche di sapore, cresce anche sulle pietre, infatti si trova sui marciapiedi, dove ci sono delle spaccature nei marciapiedi che si pianta lì, e riesce a crescere anche senza acqua. E se la mettete in un vaso di terra o in giardino, cresce tantissimo, è una pianta relativamente infestante ed è buona di sapore, per cui voi potete usarla come un'insalata tutti i giorni. Solo come insalata? No, facciamo anche, possiamo saltarla o aggiungerla al... Bolivia? Ma da noi con portulaca facciamo un'insalata nelle 10 insalate del mondo. Facciamo con melassa di melagrano, con un po' di sommaco, con il pane fritto, con 12-10 vari di legume, di verdure, e fa un'insalata buonissima e superfood. Hai sommaco. Detto sommaco? Sommaco, e sì. Come le mangiate? Polvere. Ah, come polvere. Polvere, sì. Fate vedere bene. Ma come si chiama sta qua, Walter? Portulaca. Portulaca, giusto? Tu sai, l'Italia è il primo paese che vende e che produce il portulaca. Anche il pesto? Che mi risulti anche il pesto. E come fa il pesto? Non lo so. Sono una mia amica. Controindicazioni. Si mangia come insalata. Adesso se qualcuno di voi ha il giardino, o anche ho visto un'amica adesso, perché ha i semi, si buttano i semi. E che semi sono questi? La portulaca. Guarda, questa infestante la trovi dappertutto. Sembra carnosa, no? Troviamo una con le foglie. Allora, ha questo rami colorati così e grossi, e sembra una succulenta, una pianta grassa, no? La portulaca è un superfood, piena di minerali. Porto a casa e la pianto subito. Hai bisogno dei semi. Semi, così. Ma anche non, questa. Sì, hai un fazzoletto, prendi i semi, vedi? Piena di semi. Il fazzoletto. E se li butti anche in vasetto, ho un'amica che li ha piantati nei vasetti. Vedi questi semi. Ah, questi piccoli, questi palline nere, piccole piccole. Così ce l'hai questa anche. Questo cos'è, l'assenzio? Forse sì, oh, l'assenzio. No, no. Questa è Artemisia. L'Artemisia. La stessa famiglia, ma... L'Artemisia, gli abitanti del deserto ne fanno il tè. Al di là che è antitumorale, perché ultimamente c'è un gruppo che la utilizza come antitumorale, molto efficace, la prendevano, la bevevano gli abitanti del deserto. Ma radice o foglie? Le foglie. La conosci subito perché assomiglia alla pianta della marijuana di qua, e il dorso è un po' argentato. Ma cresce dappertutto questa? Sì, lo so, l'Artemisia, ma anche aveva una funzione anti... era tipo abortiva. Anche. Ah, sì? Ah, sì? Tipo abortiva? Perché è leggermente tossica, bisogna stare attenti. Sì. È tossica. Bisogna stare attenti. Insomma, l'assenzio è un po' tossica. Anche, no? L'Artemisia. L'Artemisia annua, sì. È della stessa famiglia. Perché ci sono tante varietà. Questa è la volgare. Sì, ma l'assenzio... L'annua non si trova qua. Un commento sull'Artemisia... Artemisia comunque era molto importante per i romani. Adesso non mi ricordo esattamente per cosa la usavano, però l'Artemisia era anche una dea, se non sbaglio,
quindi quando gli danno questi nomi importanti ha funzioni importanti. Adesso ci sono stati degli studi 7-8 anni fa cinesi sull'Artemisia annua come antitumorale, che però l'annua da noi si trova la volgare dappertutto, l'annua è più in zone umide e è poco presente in Italia, anche se c'è da qualche parte. Ok, grazie. Sì, siamo a fine stagione e in che si possono mangiare la malva, la portolacca, che non si può confondere perché sembra una pianta grassa, succulenta, ha questi rami rossicci e si estende così. Si mangia pronta, insalata. È il tativa e non ha controindicazioni. Ok. Sì. Prendete i semi se le volete. Perché? Per poi piantarla per la prossima estate. Ha qualche varietà, qualcosa? E queste gialle sono molto belle. Come si chiama? Bella di notte. Ah, bella di notte. Solo una questione ornamentale, giusto? Sì. Guarda, okay, che bella. La borsa pastore. Ah, sì. La borsa pastore? Sì, sì. La borsa pastore è un ottimo. Mo una. Io sono arrivata qui. È un ottimo antiemorragico. Dimmi. Anche per le emorragie importanti, la borsa pastore. Questa pianta qua, mostra col dito. Questa si chiama borsa pastore. Ed è una pianta per le emorragie. Cioè per il anche ciclo mestruali. No, tutte le emorragie. Cosa bevi te? Sì. Fai tisana. La conosci questa mamona? Io no, forse Caroline sì, perché suo nonno era esperto di erboristeria. No, è un po' più grande. Si chiama così. Io non so come si chiama questa. Non so, non la conosci? Chi sia lo sclopit? No, è la borsa del pastore. Borsa della storia. Qua adesso le foglie sono piccole, diventano molto più grandi, molto più grandi, diciamo, il triplo di questo. Queste le punte, queste punte qua hanno la borsa, hanno la forma di cuore praticamente. Sì. E da cui il nome è borsa del pastore. Ah, ecco la borsa del pastore. Molto efficace sulle emorragie. Equivale al come si dice, il spinaccio selvatico. Senza quella fioritura si raccolgono solo le gemme così. Adesso perché ormai siamo a fine stagione di questo qua? Quello che è un programma? Sì, Google, che va. Google Lens. E questo va? No. No, ma così non vedi, fai la foto del fiore. Cosa avete trovato? Foto del fiore. Questo è spinaccio selvatico, allora. Ti cane vari piani. Va bene, è troppo vago. Ma cresce vicino al fotografo. Sì. Okay. Nell'orto. Questo noi anche lo mangiamo cotto e saltato con cipolla soffritta. Ecco qua. Pieno di ferro. Con lenticchie lenticchie, portolacca. Questo sarebbe? Sì. Questo con questi fiori qua, pannocchietta. Dalla famiglia dei spinaci. Ah, ma guarda. Prima che fiorisce. Commento, guarda. Un po' la cnifala, ma non sono sicuro. Non la conosco. Ecco. E gemme. Prima che si fanno questo. E queste che noi cucciamo. È così come sta, non senza. E si saltano con solito aglio soffritto, olio, sì. Il finocchio selvatico, ecco. Finocchietto. Hai l'applicazione? Ecco, guarda. Ah no, sì, questo sì, no.
quale finocchio? Assaggio. Eccolo. La foglia, vedi? Sembrano le foglie di... Come le fai? E questo anche, come abbiamo detto, frittata. È frittata. Solo frittata? Si mette anche... Allora, noi aromatizziamo anche con questo la salamoia delle olive, quando mettiamo le olive sotto salamoia lo usiamo tanto in frittata, lui è il porro selvatico, lo facciamo tanto, si mette un rametto anche con un mix di erbe saltate che abbiamo raccolto, perché si può anche mettere nelle minestre, come il finocchio qua. Commento, Walter, sul finocchio selvatico? Si possono anche usare i fiori per fare una pasta, no? Oppure si mette sul pesce, i fiori si mettono sul pesce, che hanno un sapore simile però meno forte. E quindi, se volete sorprendere un po' i vostri ospiti, potete usare i fiori di finocchio che trovate dappertutto. Sorprendere gli ospiti. Allora, un po' delle erbe che abbiamo già visto. Abbiamo il spinaccio selvatico, eccolo qua. Abbiamo la acetosa, amaranthus, eccola qua, e questa mi raccomando che sia, no, le foglie tenere e con molta moderazione. E la malva inconfondibile a queste foglie tonde, così, che è molto benefica. E sì, lo spinaccio selvatico. Poi cosa avevamo visto? Anche la portolacca, che forse Caroline ce l'ha. Avevamo visto qua anche la menta selvatica e il porro selvatico, che ha le foglie un verde più scuro e sono così sagomate, per non confonderlo con altre, e ha un odore marcato di cipolla o aglio. Ok. È in frittata molto buono. E il finocchio selvatico, che anche ha un gusto, il gambo, se lo assaggi, ha queste foglie così che si assomigliano a quelle delle carote che vediamo al supermercato, e ha un gusto marcato di anice. Questo anche nelle minestre e nelle frittate è molto buono. E abbiamo parlato anche, abbiamo trovato le bacche all'oro, che si fa il famoso tradizionale sapone di Aleppo con olio di oliva e olio di alloro. Si raccolgono grosse quantità di queste bacche, si estrae l'olio di alloro e si fa il sapone di Aleppo, che è molto benefico per il corpo. Ok, grazie. Allora, Ornella, un commento per questa splendida gita? Allora, come abbiamo detto nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto insieme, caro Maurizio, abbiamo detto che bisogna andare all'aria aperta e dobbiamo riempirci di energia vitale. Oggi lo abbiamo fatto grazie all'organizzazione tua, Maurizio, e dell'Alistair. Siamo venuti sulla ciclabile e grazie a due care amiche nuove che abbiamo conosciuto e che vengono dal Libano, abbiamo imparato a riconoscere quello che avevamo sotto gli occhi da sempre. Abbiamo imparato a riconoscere la celidonia, la cetosella, lo spinaccio selvatico, il porro selvatico. Ringraziamo tanto Muna e Caroline e speriamo di poter ripetere queste passeggiate. Invitiamo gli amici dell'Alistair a venire, perché è molto interessante e piacevole.
Grazie. Ciao. Ed ora, sperando che la trasmissione vi sia piaciuta, una breve comunicazione. Cari amici dell'Alistair, sono qui per dirvi oggi qualcosa di importante. Sono Ornella Bonetta, la conduttrice insieme ad altre persone di Ascolto e Parola e di RDT Radio Station. Volevo dirvi che l'Alistair è un'associazione militante, vuol dire cioè che combatte sul campo, lotta con le manifestazioni, con i cortei, con le conferenze pubbliche, che fa noleggiando appositamente delle sale dove poi può ricevervi. Quindi l'Alistair chiede il vostro aiuto attraverso le quote associative, e chi avesse già versato le quote associative, che come sapete sono di soli 10 euro all'anno, potrebbe fare ulteriori donazioni sull'IBAN che vedete qua sotto sovraimpresso. Un altro aiuto ancora vi chiediamo, ma di tipo diverso. Vi chiediamo di diffondere i nostri video il più possibile sui social e chat che frequentate voi, in modo da estendere il più possibile l'area in cui arriva la nostra voce. Vi ringrazio molto per il vostro sostegno e sono certa che capirete quanto noi dell'Alistair ci impegniamo per essere fedeli ai nostri e ai vostri ideali. Con il vostro aiuto ci riusciremo ancora meglio. Grazie.